Ragazze e ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono qua per farvi vedere l'aerografo. Ve l'avevo già fatto vedere in un video haul, ma non nel dettaglio. Quindi sono qua e ve ne voglio parlare nel dettaglio. Allora, questo aerografo l'ho preso su Michelle Nails. Tra l'altro vi ricordo che ho anche un codice sconto che vi lascio qua in sovraimpressione e poi ve lo metto anche nell'info box. Allora, io praticamente ho preso tutto il kit perché potete comprare, acquistare l'aerografo singolo o se no potete acquistare il kit che adesso vi faccio vedere cosa comprende. Allora, questa è la scatola con il quale vi arriva. Dentro ovviamente tutto imballato a modino con il polistirolo, ognuno non ce l'ho nemmeno più il polistirolo perché l'ho buttato, però insomma ogni cosa è incastrata a dovere nel suo scompartimento in maniera che nel trasporto insomma non vada a urtare o a rompersi, quindi è imballata benissimo. Quindi questo è l'esterno. Adesso andiamo alla cosa succosa. Quindi all'interno troviamo lui. L'aerografo, allora innanzitutto devo dire che è molto carino, ha un design molto molto carino, quindi vi faccio vedere più da vicino. Avviciniamo un attimo là. Ok, guardate com'è carino, tutto bello lucido. Allora, praticamente ovviamente trovate tutto smontato, quindi dovete collegare questo cavetto qua, che è il cavetto ovviamente del compressore, quello che andrà a tirare fuori aria, e lo dovete attaccare ovviamente anche qua alla pennina dell'aerografo. Ora lo vedete un po' sporco perché ovviamente l'ho già provato ad utilizzare. Questa è la pennina dell'aerografo, qua dove andremo a mettere i nostri colori, e poi c'è il poggia pennina. Io lo chiamo pennina, ma non so se si chiama pennina. Comunque, vabbè, chiamiamola pennina. E niente, allora il kit cosa comprende? Comprende tutto, ovviamente, l'aerografo, poi comprende sei colori per aerografo e all'interno troviamo il verde, il marrone, il rosa, il bianco e il nero e un altro rosa un pochino più pink, insomma più maialino, ecco. Questi sono i sei colori che troviamo all'interno, ma sul sito ce ne sono tanti altri, quindi vedete voi se acquistare il kit oppure se prendere l'aerografo e poi scegliervi i colori per conto vostro. Questi sono quelli che ci sono e non li ho potuti scegliere. Poi, insieme a tutto ciò, vi arrivano anche degli stencil. Sono 12 stencil. Allora, devo dire che gli stencil sono veramente brutti. Sono davvero sceni. Queste, insomma, sono le fantasie. Ogni fantasia praticamente ha un doppione, quindi troviamo due di ogni, insomma, di ogni fantasia, ma sono veramente, veramente brutti. Quindi, tornassi indietro, francamente, non prenderei per niente il kit, perché questi qui sono veramente inutili. Allora, prima di farvi vedere insomma tutto l'aerografo, ho già fatto il video dell'applicazione, quindi ovviamente perdonatemi perché anche per me è la prima volta che uso l'aerografo, quindi insomma dovrò prenderci la mano e dovrò imparare. Comunque vabbè, questa qui è una delle tip che ho fatto con l'aerografo. Ovviamente dovrà essere perfezionato. Ma non l'ho preso, diciamo, per diventare una campionessa di aerografo, ma per fare alcuni decori che a mano non mi vengono, perché ovviamente sapete chi mi segue da un po' che io col disegno non sono molto brava, ecco. Quindi questo comunque è una tip che ho fatto. Allora, l'utilizzo dell'aerografo è molto semplice. Nel senso che riuscite a fare qualcosa, ecco. Ovviamente se volete usarlo per fare quadri dovrete ovviamente fare dei corsi. Purtroppo io volevo fare un corso di aerografo, ma da me non ci sono corsi di aerografo, quindi niente, vedo un po' se riesco ad arrangiarmi. Quindi partiamo con la presentazione del macchinario. L'accensione lo troviamo qua. Pigiando si accende e ripigiando si spegne. Allora, qua praticamente shift abbiamo tre tipi di pressione, quindi tre tipi di intensità. Ovviamente qua l'abbiamo al massimo, pigiandolo ne abbassiamo di uno e pigiandolo di nuovo rimane praticamente a una pressione, un'intensità leggera. Allora, qua troviamo, come dicevo, la pennina.
Qui abbiamo il contenitore dove noi andremo poi a mettere il colore. Insomma, la pennina è fatta così. Ovviamente si può smontare, va poi smontata completamente per pulirla a fondo e tra un colore e l'altro vi faccio vedere poi nella clip successiva come lo pulisco. E questa la premendo qua, praticamente si spruzza premendo parte del compressore e andando indietro. La cosa carina è che comunque sia è un compressore a basso rumore, nel senso che si attiva, quindi fa rumore solamente al momento dell'uso dell'aerografo. Quindi se io premo e vado a fare la mia decorazione, ovviamente andrà a far rumore, ma come io lascio il motorino si ferma. Quindi non abbiamo il rumore continuo del compressore. Allora, l'aerografo, il motorino praticamente sotto ha dei piedini in gomma, che ovviamente fa sì che il compressorino non si vada a, cioè non ve lo portiate dietro. E per quanto riguarda il kit, il costo è sulle 140 se non sbaglio, e vi ripeto, comprende l'aerografo, 6 colori da aerografo che non si possono scegliere, ma vi mandano così, penso che siano soliti per tutti, e poi 12 stencil osceni. Questo purtroppo è l'unica pecca, potrebbero anche cambiarli perché sono davvero brutti, non ce la faccio a dire che sono belli. E questo è il prezzo, è quello che comprende il kit. Altrimenti il singolo aerografo viene 89 euro e mi sembra i singoli colori all'incirca sui 5 euro, 4 euro, 90, insomma giù di lì. Quindi vedete voi quello che preferite. Io tra l'altro l'ho presi perché un fine settimana c'era il 20% di sconto, se non sbaglio addirittura il 25%, ma mi sembra il 20%, e quindi ne ho approfittato, tanto lo volevo prendere. Però poi su Amazon voglio prendere altri stencil perché questi qui vi ho detto insomma che non mi piacciono. Allora, io prima di farvi vedere cosa comprende il kit dell'aerografo, ho già registrato sia l'utilizzo, quindi vi faccio vedere, ovviamente passatemela perché ripeto, è la prima volta che l'utilizzo, quindi l'utilizzo con voi per la prima volta. Quindi vi faccio vedere insomma l'utilizzo e vi faccio vedere anche la pulizia veloce che si deve fare tra un colore e un altro. Quindi vi lascio alle clip successive. Adesso andiamo a vedere l'utilizzo. Ho già messo nella pennina due goccettine del colore rosa, che è lui. Quindi vado a prendere lo stencil e vado a utilizzare questo. Ho tagliato il pezzettino, uno praticamente l'ho già rotto, quindi fate attenzione perché sono molto delicati, quindi tendono a rompersi facilmente. Ok, tolta la plastichina, devo fare molta attenzione ad appoggiarlo sulla tip perché sono parecchio parecchio adesivi, hanno una colla molto potente e se tiro troppo tendono ovviamente a rompersi. Ok, adesivo messo, adesso prendiamo la pennina e vado a riempire. Ok, guardo se posso essere soddisfatta, ripasso un pochino. Sentite che come lascio, insomma, la presa, il compressore si spegne. Ok, adesso vado a togliere il mio stencil. E olè! Ah, devo dire che è molto molto semplice da utilizzare. Poi ovviamente se lo volete un pochino più intenso andate a ripassare e insomma quello lo fate a vostro piacimento, ma è veramente molto
Semplice. Allora, voglio fare un'altra prova, quindi ho già messo insomma, lo stencil sulla tip e vado a mettere due goccine di bianco, anche tre. Allora, uno, due e tre nella mia pennina e voglio provare a fare un effetto sfumato, quindi vediamo un po' cosa viene fuori, dalla base e poi rallento un pochino. Vado a togliere. Il mio stencil, sono rimasti attaccati dei pezzettini di stencil, è veramente impressionante la colla degli stencil, vedete, sono rimasti attaccati. Comunque vabbè, ho voluto provare questo effettino sfumato. Ovviamente anche io devo prenderci un po' la mano perché insomma è la prima volta che uso un aerografo, però vedo che mi piace molto. L'unica palla che c'ha l'aerografo è dover pulirlo velocemente, insomma ogni volta che vogliamo cambiare colore, quindi quella è un po' una cosa noiosa. Se dovete cambiare colore, praticamente dovete andare a togliere il più colore possibile nella parte qui insomma, del beccuccio. Poi con uno spray per vetri, vabbè, io ora ho questo, però ora questo qui non so se contiene ammoniaca. Comunque, se contiene ammoniaca, meglio. Vado a spruzzarlo all'interno. E vado tappando la punta così che vada un po' vedete, cercando così di togliere tutto il colore che c'è. Ovviamente questa qui è una pulizia veloce, quindi da un colore a un altro. Non vi consiglio di usare solventi perché a meno che non abbiate una zona una stanza molto areata, insomma vi intossicate l'anima praticamente, quindi insomma evitate magari solventi o cose varie perché veramente vi puzzolentisce tutta la stanza e non ci respirate più, a meno che appunto non abbiate aspiratori insomma adeguati, se no fate così, vedete il colore che viene fuori. Ripetete il passaggio finché non vedete che appunto il colore, cioè non butta più colore, ecco. Vedete che l'ha pulito bene? Ora non so se riuscite a vedere qualcosa, però comunque sia il bianco non c'è più. Quindi volendo in questo momento io posso andare a mettere un altro colore e continuare insomma la mia decorazione. Poi casomai con un pennellaccio, via, vi aiutate a pulire bene sia la punta davanti, stando attenti ovviamente al lago perché se no si rompe, e nel beccuccio, insomma, dove vanno i colori. Quindi per questo video è tutto, spero vi sia stato utile sia vedere l'applicazione che la pulizia della pennina, insomma, da un colore a un altro. E se volete invece vedere un video sulla pulizia più profonda, quindi su tutto lo smontaggio della pennina e della pulizia, fatemelo sapere che ve lo faccio volentieri. Se in tal caso non vi interessa, non ci perdo nemmeno tempo. Quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi può interessare come pulirlo, insomma, alla perfezione e in modo approfondito. Ragazzi, vi mando un mega bacio. Vi metto il link dell'aerografo giù nell'info box e vi lascio giù anche il codice sconto e al prossimo video. Ciao ciao!